Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi degli ultimi libri e fumetti che ho letto. Sono per lo più libri in realtà, di fumetti ne ho soltanto tre di cui parlarvi oggi. Mi sono accorta che tipo da questa primavera che non faccio un vero e proprio video dedicato agli aggiornamenti di lettura, avevo pubblicato quest'estate un vlog in cui vi parlavo per lo più di alcuni fumetti e un libro che avevo appena terminato, ma un vero e proprio video ultime letture mancava da tempo. Prima di cominciare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video, oppure acquistando attraverso i miei link d'affiliata, utilizzando i miei codici d'affiliata che trovate in tutte le descrizioni video. Acquistando senza minimo di spesa attraverso i miei link o utilizzando i miei codici d'affiliata che spesso vi offrono anche un sostanzioso sconto, nel caso ad esempio di Pampli che avete il 20% di sconto senza minimo di spesa, una piccola percentuale dei vostri acquisti andrà a sostenermi. Grazie mille a tutti! Un libro che ho letto quest'estate è stato La locanda del gatto nero di Yokomizu Seiichi, di cui avevo letto proprio in estate l'anno scorso il detective Kindaichi. Questa è la seconda avventura di questo detective giapponese e devo dire che mi è piaciuta, ma un po' meno rispetto al primo libro. Partiamo dal caso, viene ritrovato il corpo di una persona accanto a questa locanda del gatto nero. È una persona di cui però non si riesce a capire l'identità perché infatti è stata sfigurata. Perché è stato sfigurato il volto di questa persona? Per nascondere l'identità oppure per sviare totalmente le indagini oppure c'è stato un motivo diciamo personale, una rabbia accecante che ha portato appunto a questa sfigurazione? L'intento dell'autore è quello di presentare un caso, diciamo, classico nella letteratura dei romanzi gialli. Infatti, nel primo romanzo del detective Kindaichi presentava un caso, un omicidio a porte chiuse, qua invece ci ritroviamo di fronte a una vittima il cui volto è stato completamente sfigurato, quindi è impossibile procedere al riconoscimento. Molto interessante questa analisi e questo modo di affrontare, diciamo, casi molto ricorrenti nella letteratura. Bella anche l'ambientazione, rispetto al Detective Kindaichi ho trovato però meno richiami alla tradizione, alle usanze, ai costumi e soprattutto manca un po' di più la figura del detective che abbiamo incominciato a scoprire nel precedente libro e che qui si presenta, diciamo, soltanto per risolvere. Non sappiamo nulla di più su questo personaggio. Parlando di gialli, quest'estate ho letto anche Miss Marple ai Caraibi di Agatha Christie. Io di romanzi della Christie con protagonista Miss Marple devo dire che ho letto poco, ma quest'anno appunto per festeggiare i 100 anni dalla pubblicazione del primo romanzo di Agatha Christie ho deciso di buttarmi a leggere, diciamo, qualcosa in più. Ho fatto anche una piccola challenge personale, se siete curiosi e volete partecipare anche voi ve la lascio nelle schede qua sotto in descrizione. Fatto sta che qua ci troviamo appunto in una location molto vacanziera dove appunto Miss Marple è ai Caraibi. Mentre sta parlando con un gruppo di persone, uno dei suoi interlocutori sostiene di avere la foto di un criminale, in particolare di un assassino che però l'ha fatta franca. E indovinate un po' chi muore il giorno dopo? Ops! Proprio questa persona che stava per svelare o comunque che aveva le prove appunto di un assassino. Non è che ci volesse molto, vabbè che magari sto poverello non sapeva, non poteva immaginare che qualcuno potesse essere coinvolto, non ne ho idea. Fatto sta che appunto si inizia a indagare su questa misteriosa morte, che in realtà inizialmente sembra essere una morte naturale, oppure c'è stato un errore con i farmaci che prendeva questa persona. Insomma, Miss Marple è un personaggio che adoro perché sa essere ficcanaso in una maniera unica. È un personaggio secondo me molto intelligente perché riesce, diciamo, ad adattarsi in base all'interlocutore, riesce a fingersi stupida vecchietta quando le fa comodo e trarre le informazioni che invece sta cercando. Molto spesso le persone che ha davanti infatti pensano che sia una persona, diciamo, cioè la sottovalutano. E questo è un grande punto di forza per la signora perché riesce a farsi dire tutto quello che vuole e a raccogliere tutte le informazioni che sta cercando. Inoltre lei, accoppiata con un altro personaggio del romanzo, mi hanno fatto sbellicare dalle risate, proprio due personaggi molto diversi ma uniti da una sottilissima intelligenza, sagacia, anche ironia. E poi sono dei personaggi totalmente senza filtri. Non entro molto nel dettaglio per quanto riguarda la storia in sé e la trama perché sono romanzi brevi quelli della Christie, il giallo è bello perché si scopre un po' alla volta.
preferisco soffermarmi sui motivi che mi hanno spinto ad amare appunto questa storia. Mi ha fatto veramente molto molto sorridere, è stato molto divertente. Se non sbaglio c'è anche l'audiolibro che vi consiglio, perché a me piacciono tantissimo gli audiolibri di Agatha Christie. Trovo che riescano comunque a coinvolgere molto il lettore e a non far perdere il filo delle informazioni. Cambiando totalmente genere, ho letto Eroi di Inio Asano, che mi è stato inviato dalla casa editrice, ovvero Panini Comics. Ero molto curiosa di leggere un nuovo fumetto di Asano, sapete è uno dei miei autori di manga preferiti. E devo dire che sono rimasta molto sorpresa da questo fumetto. Si presenta un po' come una storia fantasy, un gruppo di eroi in un bosco che devono lottare contro un male, diciamo, invisibile, che poco alla volta si prenderà i componenti di questo gruppo. È una banalissima storia di lotta fra bene e male, ma in realtà nasconde molto di più e ci si accorge di questa cosa andando avanti nella lettura. La storia appunto parte un po' in maniera fantasy, come una sorta di favola, pian piano diventa sempre più scura, sempre più grottesca e pian piano si iniziano a capire certi, diciamo, simboli che vengono introdotti dall'autore e che portano a fare una profonda riflessione sulla società d'oggi, ma non solo. Ho trovato quindi il fumetto molto interessante per questo motivo, è molto cupo. Già la rappresentazione di questi eroi è molto bizzarra e strana, ci sono poi dei momenti secondo me di nonsense in cui io ho fatto fatica a capire il senso, a capire certe dinamiche, però come vi dicevo in generale credo che l'autore abbia voluto parlare di qualcosa di molto più profondo, criticando appunto la società d'oggi, una cosa che riesce molto bene a Inio Asano perché sa essere molto molto pungente in questo. E nulla, io amo quest'autore proprio perché riesce a raccontare anche aspetti dell'essere umano molto cupi, molto oscuri, senza filtri e senza avere, diciamo, paura di nulla. Ho letto poi Le storie del negozio di bambole di Tsuhara Yasumi, anche questo mi è stato inviato dalla casa editrice, ovvero Lindau, e si tratta di una raccolta di 6 storie comunque collegate fra di loro che vedono per protagonista un negozio di bambole. Non è un negozio che si limita a vendere bambole, pupazzi, eccetera, ma si occupa anche della riparazione delle bambole, un aspetto secondo me molto molto interessante ed estremamente di nicchia. La protagonista è una donna che ha ereditato dal nonno questo negozio e si affida a mani esperte appunto per gestire soprattutto il lato della riparazione, che porterà questi personaggi a contatto con tante persone diverse e soprattutto con le loro storie. L'aspetto più affascinante è proprio questo, il legame unico e speciale che si instaura fra, diciamo, padrone e oggetto, la bambola, il pupazzo, che appunto non si limitano a essere soltanto un oggetto ma molto molto di più. E ognuno in maniera diversa per motivi diversi. È molto interessante questo aspetto. Ci sono poi tanti riferimenti, richiami alla tradizione. La protagonista stessa fa poi a un certo punto un viaggio per scoprire qualcosa di più su alcune bambole tradizionali. Insomma, è un aspetto del Giappone che non ho mai approfondito tanto e che mi è piaciuto molto ritrovare in questo libro. Non mi ha fatto impazzire in generale la trama in sé, non sono riuscita a legarmi a nessuno dei personaggi in particolare, però ho apprezzato molto questo aspetto un po' più, diciamo, tradizionale, culturale. È stata sicuramente una lettura particolare in questo, non avevo letto nulla sul tema e quindi mi ha sorpresa molto. Ho letto poi in prestito digitale Smetti di leggere notizie di Rolf Dobelli, Come sfuggire all'eccesso di informazioni e liberare la mente. È una sorta di saggio in cui l'autore racconta un po' la sua esperienza. Lui infatti da 8 anni a questa parte ha smesso completamente di seguire i telegiornali, acquistare quotidiani e informarsi in generale, che so, ad esempio su Twitter o su siti di testate giornalistiche, eccetera eccetera, e racconta un po' il motivo per cui secondo lui queste notizie sono totalmente inutili, ma anzi possono arrivare ad essere anche dannose perché ci privano di tempo che potremmo utilizzare diversamente, in maniera forse un po' più brillante. È stato molto interessante perché leggendolo mi sono accorta di tante cose che faccio, di tanto tempo che vado a perdere informandomi, leggendo magari delle notizie che io penso possano essermi utili a farmi un'idea un po' più generale, no? La classica cultura generale, un po' di informazione per scoprire che cosa succede un po' nel mondo, ma effettivamente quante di queste informazioni sono
vitali e mi restano e mi cambiano e mi spingono a fare qualcosa di concreto, oppure mi danno veramente una conoscenza in più, mi formano, mi possono aiutare ad arricchirmi come persona. Meglio non saperlo. Quindi è stato interessante per riflettere sul tema e vedere, diciamo, il mondo dell'informazione da una prospettiva diversa. Chiaramente si può essere più o meno d'accordo, in linea con l'autore, non penso che sia un manifesto vero e proprio di che cosa si deve fare, che cosa no. Penso che alla fine sia un argomento anche abbastanza soggettivo, però mi ha fatto riflettere in molti punti. Adesso sicuramente vedo il mondo, diciamo, dell'informazione in maniera diversa e sto cercando anche di approcciarmi in maniera un po' più consapevole e mirata. Torniamo in Giappone con l'ultima gru di carta di Kerry Drewery. Questo libro mi è stato inviato da Rizzoli e mi incuriosiva molto perché è un libro che tratta la bomba atomica, scritto però da un'autrice non giapponese ed illustrato da Natsuko Seki. Allora, le illustrazioni sono bellissime, forse me ne aspettavo un po' di più, però sono veramente bellissime, secondo me riescono ad entrare perfettamente nel mood della storia. L'autrice, come vi dicevo, non è giapponese, ma ha molto a cuore il tema della bomba atomica e ha cercato negli anni comunque di informarsi molto, di documentarsi, e tutta questa, diciamo, sua esperienza ha portato poi a questo libro, dove racconta attraverso un uomo che da bambino ha vissuto gli orrori della bomba atomica, quello che appunto è successo e come è cambiata la sua vita. Questa persona è cresciuta, è diventato poi un genitore e anche un nonno, e noi lo vediamo proprio con la nipote alle prese con questo racconto che non aveva mai affrontato prima. Una storia sicuramente struggente e mi sento molto male a dirlo, ma io non l'ho trovato così tanto struggente. Nel senso, è innegabile che quello che viene raccontato sia un vero e proprio orrore, è innegabile quello che è successo realmente, ma il modo in cui viene raccontata la storia di questo personaggio, secondo me, sarebbe potuta essere anche un po' di più, avrebbe potuto toccare ancora di più. Non so se per il tipo di narrazione o non so bene spiegarvi per quale motivo, ma non mi è arrivato al cuore, non mi ha conquistata, non mi ha lasciato un'emozione forte che secondo me una lettura di questo tipo dovrebbe lasciare. Per questo mi sento un po' a disagio a dirlo, perché sembra quasi che io abbia il cuore di pietra, ma vi posso assicurare che non è così. Forse mi aspettavo qualcosa di più coinvolgente, qualcosa di ancora più forte. Vi lascio la recensione che ho fatto sul blog di questo romanzo nelle schede qua sotto in descrizione, nel caso vogliate saperne un po' di più. Sempre in formato audiolibro ho letto L'avversario di Emmanuel Carrère, un titolo di cui avevo sentito parlare benissimo in lungo e in largo, e quindi ero molto curiosa. Ho visto che l'avevano aggiunto al catalogo Storytel, che è il servizio che utilizzo io per ascoltare gli audiolibri, e quindi mi sono buttata, e bene o male che l'ho fatto, perché ho adorato questo libro. L'autore racconta di questa persona, Jean-Claude Roman, che nel 93 ha ucciso la sua famiglia, i suoi genitori, e ha tentato di togliersi la vita. Che cosa ha spinto a un gesto così estremo ed efferato una persona? È quello che ci si chiede, e tutto parte da una bugia che magari è stata detta per coprire un errore, uno sbaglio, un momento di debolezza, di difficoltà, ma che per coprire questa bugia ha portato a un vero e proprio castello di menzogne. E a un certo punto questa persona si è trovato in un momento in cui non poteva smembrare tutto, non poteva rivelare tutta la verità, e quindi è arrivato un gesto del genere. Lo trovo veramente agghiacciante. Quest'uomo diceva di essere un medico, era tenuto in altissima considerazione da tante persone, ma in realtà non si è mai laureato in medicina. E quindi
questo segreto che si portava, che era connesso poi a tantissime altre cose, quando è arrivato un po' il momento in cui, diciamo, stava per essere smascherato, l'ha portato a questo gesto estremo e veramente folle. La storia è veramente interessante, soprattutto da un aspetto, diciamo, umano, perché appunto si tenta di ricostruire la vita di quest'uomo e di capire che cosa negli anni abbia poi portato a questo gesto. Molto interessante, se vi piacciono le storie true crime, poi io ve lo straconsiglio. Sapete che è un po' il pallino, guardo tantissimi documentari di questo tipo, proprio per capire un po' di più che cosa porta le persone ad agire e comportarsi in un certo modo. A me poi piace anche l'aspetto, diciamo, del laboratorio, delle prove, delle varie analisi che vengono fatte, mi piace scoprire qualcosa di più del processo, eccetera. In questo libro non si affrontano questi aspetti, ma appunto, come vi dicevo, proprio la storia personale. E l'autore ha avuto modo di incontrare Romain e quindi di conversare con lui, avere un po' diciamo, un confronto anche con questa persona e di raccontare la sua versione dei fatti, come è andata secondo lui, che cosa è successo. Il modo in cui viene raccontata questa storia l'ho trovato coinvolgente, quindi veramente vi consiglio di dargli una letta. Ho letto poi un manga bellissimo di cui vi ho già parlato in lungo e in largo su Instagram, ovvero Princess Mason di Aoi Ikebe. Questo mi è stato inviato da Bao Publishing, fa parte della collana Aiken di Bao, ed è un manga che mi è piaciuto tantissimo perché vede per protagonista una donna che finalmente sta per coronare il suo sogno di comprare casa. Lei è una cameriera e ha messo da parte i soldi, ha lavorato veramente sodo perché appunto aveva questo sogno di comprarsi la casa, ma non una casa qualunque. La casa dei sogni, e per questo va spesso a incontri con vari agenti immobiliari, va a vedere diversi appartamenti, diverse case, proprio perché cerca la casa perfetta, e si reca talmente spesso che ormai gli agenti immobiliari l'hanno presa a cuore e pian piano l'aiuteranno appunto in questa ricerca. Una storia che mi ha fatto molto sorridere perché mi sono rivista un po' nella protagonista, soprattutto quando ero l'anno scorso alla ricerca di casa, ero diciamo un po' sprovveduta, un po' ingenua, sicuramente inesperta, e quindi ho provato molta tenerezza nel leggere questa storia. La ricerca poi della casa porta in realtà a soffermarsi su che cosa realmente sia una casa, quattro mura, un posto in cui ritornare, la famiglia, le persone che ti vogliono bene, eccetera eccetera. Anche gli agenti con cui puoi stringere amicizia, la protagonista, hanno delle storie personali molto interessanti. È il primo volume di una serie, non mi ricordo se sono 6 volumi o meno, comunque sono molto curiosa di andare avanti nella ricerca di questa casa, ma in realtà sono curiosa di vedere anche il percorso di questi vari personaggi, perché alla fine non ci si limita alla casa, ma si parla comunque di vita quotidiana, di vita di tutti i giorni, quella che per me è un po' la vita vera, e quindi sono veramente molto molto curiosa, anche perché è molto simpatica la protagonista e fa molta tenerezza, e mi piace il modo in cui cerca sempre di motivare anche le altre persone nell'inseguire i propri sogni. Ho letto poi La forma del silenzio di Stefano Corbetta, libro che mi è stato inviato dall'autore e che parla essenzialmente di una scomparsa. Leo è un bambino sordo che frequenta una scuola per, diciamo, bambini come lui, e a soli 6 anni scompare, una notte non fa ritorno. A distanza di quasi 20 anni vediamo sua sorella, ormai una donna, le prese con la sua vita di tutti i giorni, problemi in famiglia, vediamo e scopriamo insomma come si è sgretolata la sua famiglia, che cosa è successo, quanto dolore si stanno portando avanti anche dopo così tanti anni. E un giorno un ragazzo di nome Michele si avvicina a lei e sostiene di aver frequentato la stessa scuola di Leo, il fratellino scomparso, e di sapere qualcosa su questa scomparsa. Quindi inizia, tra molte virgolette, una sorta di indagine per scoprire finalmente la realtà e, diciamo, chiudere un capitolo forse della vita di questa famiglia. È una storia a tratti, diciamo, misteri, proprio per questo grande mistero riguardo alla scomparsa, che cosa può essere successo, ci sono alcuni piccoli colpi di scena.
ma è soprattutto una storia, diciamo, di dolore e di sentimenti. Ho apprezzato molto il modo in cui comunque si dà voce alla sorella di Leo, che è la vera e propria, diciamo, protagonista, Anna, se non sbaglio si chiama, della storia, perché vediamo un po' la sua vita di tutti i giorni, che cosa è successo e com'è cambiata la sua vita dopo questo tragico evento e com'è cambiata anche la sua famiglia, le dinamiche, familiari. È qualcosa, secondo me, di immaginabile perdere un caro in questo modo, proprio la scomparsa, il non sapere che cosa possa essere successo, deve essere veramente terribile. E quindi ho apprezzato molto questa indagine un po' più personale e intima. Non è un libro che mi ha conquistata, non sono riuscita a provare troppissima simpatia per i personaggi, ero sempre un po' più distaccata, mi aspettavo poi forse qualcosa di più noir, più misterioso, ecco, alcune cose le ho intuite molto facilmente, però tutto sommato è stata una lettura interessante per l'aspetto umano. Per il nostro gruppo di lettura, il Chibi Book Club, a settembre abbiamo letto L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks. È già uscita la video recensione, quindi ve la lascio nelle schede qua sotto in descrizione, cercherò di essere molto breve. L'autore è stato un medico e un insegnante, in questo libro racconta alcuni casi clinici. Lo fa con un approccio da una parte molto professionale, utilizzando dei termini a volte tecnici, ma anche spiegando nel dettaglio e riuscendo a far capire ad un pubblico veramente molto molto ampio, non soltanto esperto, quello di cui si sta parlando. In questo, secondo me, si vede molto l'impronta e la formazione, diciamo, dell'autore, che è stato un medico ma anche un insegnante, e trovo che riesca a spiegare molto bene, veramente a chiunque, non è necessario essere del settore o avere delle particolari conoscenze per poter apprezzare questo libro. Dall'altra parte, quindi vi dicevo, da una parte c'è questo approccio molto professionale da medico, dall'altra c'è un approccio umano. L'intento dell'autore è infatti quello di raccontare comunque l'esperienza anche della persona affetta da una certa malattia, non soltanto quella di paziente mero caso clinico, quindi si va anche oltre la malattia e ci si occupa della persona. Molto interessante anche vedere come in base alla personalità e la persona alcuni sintomi possano cambiare e soprattutto avere un'incidenza, diciamo, diversa sulla vita della singola persona. Questo tocco umano, pur rimanendo comunque una figura professionale, mi ha colpita veramente tanto. Mi aspettavo in generale qualcosa di diverso, ma devo dire che più andavo avanti nella lettura, più ho iniziato ad apprezzare questo approccio. Anche per la prossima lettura andrò abbastanza veloce perché penso di avervene parlato in lungo e largo ed è uscita anche la recensione sul blog. Tu sei il più bel colore del mondo di Golo Zhao. Anche questo mi è stato inviato da Bao, era un titolo che attendevo tantissimo. È un bel mattone di graphic novel ed è una storia che parla di adolescenza, primi amori, prime amicizie, gli esami finali per decidere poi in che liceo andare, le preoccupazioni verso il futuro, il non sentirsi abbastanza, soffrire un po' il confronto anche con i coetanei e bullismo. E in realtà anche molto molto altro. Una storia veramente di adolescenza, quel periodo un po' critico della vita di tutti noi, proprio per questo secondo me in molti si potranno rivedere in questa storia, che è narrata da un punto di vista, diciamo, singolo, ma in realtà il protagonista viene in contatto con diversi suoi coetanei, quindi è una storia abbastanza corale. Ci sono tante poi personalità diverse, un po' sfaccettature diverse di quella che può essere l'adolescenza e che è stata l'adolescenza negli anni 90 in Cina. Molto interessante, è una storia di vita quotidiana, vita vissuta, esperienze, diciamo, passate, crescita. Nonostante questo, anche un pubblico adulto secondo me potrà apprezzare questa storia, non solo perché rivedrà magari se stesso anni e anni fa, ma perché alcuni sentimenti ce li portiamo avanti per tutta la vita, soprattutto il sentimento di amicizia, di amore, l'incertezza del futuro, il combattere un po' anche con i nostri demoni interiori. È una lettura che mi ha toccata tantissimo per motivi personali, quindi non posso fare a meno che consigliare questo fumetto veramente a chiunque, perché secondo me è una lettura veramente intensa, è anche abbastanza lunga, sono più di 600 pagine se non sbaglio, e si toccano veramente tante sfaccettature.
dell'adolescenza, della vita di tutti i giorni. Ultimo, non per importanza, ma perché è l'ultimo libro che ho terminato, Le nevi dell'esilio, il secondo volume nella saga degli Otori di Lian Earn. Questo libro mi è stato inviato da Edizioni O, come vi dicevo, è il secondo libro di una serie, quindi non entrerò molto nei dettagli per quanto riguarda la trama specifica di questo libro. Per chi non conoscesse la saga degli Otori, ci troviamo in un Giappone feudale immaginario con due protagonisti, un ragazzo che sembra avere, tra virgolette, dei poteri o comunque delle doti particolari, e una ragazza che viene da una, diciamo, prestigiosa famiglia, ma che ha vissuto come prigioniera per tantissimi anni. Il primo libro mi era piaciuto perché ho apprezzato molto l'atmosfera, anche se è un Giappone immaginario, ci sono tanti richiami a quello che comunque poteva essere il Giappone a quel tempo, soprattutto per quanto riguarda alcune tradizioni, alcune dinamiche fra famiglie, la questione dell'onore, il servizio militare, come venivano considerate le donne, che è la parte che più odio di questa serie, assieme al risvolto, diciamo, sentimentale che nel primo libro avevo trovato molto affrettato, molto superficiale, e che speravo venisse approfondito un po' meglio in questo secondo libro. E invece sono rimasta delusissima, perché anche qua ci ritroviamo le stesse dinamiche, tantissimi cliché, la storia sentimentale per me non viene sviluppata propriamente, non c'è uno sviluppo, come posso dire, sostanzioso delle basi vere e proprie, ma è tutto molto molto affrettato. Oltre ad apprezzare molto l'ambientazione, questi richiami, diciamo, del periodo, le tradizioni, sono appunto i legami fra famiglie, fra i clan, la questione dell'onore, del rispetto e un po' gli intrighi dietro appunto a tutte queste dinamiche, i giochi di potere. Questo secondo libro è stato veramente ricco di alti e bassi per me, perché da una parte mi stava piacendo la storia, dall'altra trovavo insopportabile la presenza di tutte queste cose viste e riviste, e anche il modo in cui vengono trattate le donne l'ho trovato veramente insopportabile in questo secondo libro. C'è poi a un certo punto un personaggio che dice: ma sì, le donne alla fine sono anche loro esseri umani, cioè grazie, grazie. O esseri viventi, dice addirittura, vabbè. E fa rabbia, perché in quel periodo effettivamente le donne erano trattate in alcuni casi come oggetti, soprattutto se erano belle, erano usate soltanto per il loro aspetto, non potevano fare tantissime cose, se lo facevano venivano viste in maniera sicuramente dispregiativa. Dovevano sottostare alla qualunque, se avevano talenti o capacità particolari sicuramente erano, non dico delle streghe, ma dei demoni, o appunto avevano una maledizione, come la protagonista, che poveretta cosa avrà mai fatto di male. Vabbè, comunque, a parte questo, è una serie secondo me con numerosi pregi ma anche numerosi difetti. E sono a questo punto curiosa di leggere l'ultimo libro, perché ormai voglio sapere come va a finire. Però ecco, non so se consigliare o meno la serie, perché ci sono delle cose interessanti secondo me, però tante altre mi fanno storcere veramente il naso, e mentre leggevo ero combattuta, volevo assolutamente terminare la lettura, ma ero veramente veramente combattuta, perché alcune cose, boh, da così, ma vabbè. E niente, questi erano gli ultimi libri e fumetti che ho letto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto anche voi alcuni dei titoli che ho citato, se vi incuriosiscono o meno, o se avete piacere raccontatemi che cosa avete letto nell'ultimo periodo voi. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!